Bentornati su Crystal Radio, bentornati a Gnoni Milano e bentornata a Tamara Malleo. Buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno Lorenzo. Ciao Tamara, buongiorno. Questa settimana finalmente lo risentiamo. Sì. Sono contenta. Più in forma della scorsa. Agli ascoltatrici di Crystal Radio e di Good Morning Milano. Ebbene, bene, allora è giovedì e il giovedì si parla di teatro. Yeah. Tamara, dove e cosa ci consigli per questo settimana teatrale? Per questa settimana. Allora, Lorenzo, non sono ancora riuscita a trovare lo spettacolo giusto per me. Coniugare cibo e teatro, ma ci sto lavorando. Quindi grazie. Mi pare che nelle prossime puntate troveremo qualcosa, ma oggi diciamo che così, io vi propongo tre spettacoli per parlare in qualche modo della nostra storia in forme diverse, nel senso che se noi conosciamo la nostra storia, conosciamo meglio noi stessi e possiamo guardare al nostro presente in maniera molto più critica. Allora, il primo spettacolo è uno spettacolo sarà in scena il 10, l'11 e il 12 novembre, quindi potete organizzare per la prossima settimana, quando arriva Briseide. Sarà in scena a Factory 32, che è uno spazio che si trova in zona fermata metropolitana Romolo, e poi bisogna prendere l'autobus 47 per 4 fermate via Watt. Sì, in Barona si trova, più o meno. Sì, in Barona, esatto, in Barona. Quindi un presidio anche sociale e culturale in una zona, diciamo così, tra le periferie di Milano, ed è uno spazio che punta molto alla drammaturgia contemporanea. In questo caso, quando arriva Briseide, e lo spettacolo che sarà in scena appunto la prossima settimana, ed è un testo vincitore di un concorso che è PAT, Passi Teatrali di Drammaturgia Italiana, la drammaturgia che ha vinto è quella di Federico Malvaldi. La regia è di Gladys 5, che per la prima volta si affaccia alla regia teatrale. Wow. Gli interpreti sono Nick Russo, Maria Giulia Zini e un fantastico Edoardo Barbone, che è un attore abbastanza giovane, diciamo così, che si è diplomato qualche anno fa alle Fide Drammatici, che io seguo da qualche anno perché ha una sensibilità artistica molto spiccata. E in questo spettacolo, che in qualche modo si rifà o comunque prende ispirazione dalla serie The Bear, in questo momento è insomma molto conosciuta e molto seguita da molti, e ci sono questi tre protagonisti, due ragazzi e una ragazza, che si ritrovano all'interno di questo ristorante e nascono delle dinamiche, soprattutto umane, di relazione, non soltanto di relazione, diciamo così, d'amore, ma anche di relazione d'amicizia, vengono fuori un po' le fragilità umane, le difficoltà nell'aprirsi all'altro, nel capire cosa è giusto per sé, ma anche cosa è giusto per l'altro. E quindi chiaramente si passa anche attraverso il mito, perché appunto, diciamo così, il riferimento è Briseide, e quindi arriviamo insomma al passato, quindi ad Achille, a Patroclo, ad una storia classica che si tuffa nel presente. Quindi tutto questo al Factory 32, giusto? Factory 32, zona Barona, Romolo. Mi fai salutare Valentina Pescetto, ideatrice e fondatrice del Factory 32, che è stata anche ospite nostra qui ai Miei Carissimi Milanesi, una delle prime puntate di Miei Carissimi Milanesi. Una storia bellissima quella di Valentina. Un coraggio, soprattutto. Su giovani, drammaturghi, registi, registe, insomma, punta molto sulla drammaturgia contemporanea e sul dare spazio e opportunità anche a giovani che insomma hanno difficoltà a trovarle qua a Milano. Quindi sì, è un investimento che lei fa sulla cultura, e in una zona appunto dove non c'è molto rispetto all'ambito teatrale, e quindi lei comunque fa un presidio culturale. Secondo appuntamento, secondo consiglio, ci spostiamo invece al Teatro Fontana. Teatro Fontana, che si trova in zona Isola, via Farini. Tamara, stai dicendo i miei teatri preferiti di Milano, comunque, vorrei dire. C'è Teatro Fontana, tra parentesi, comodissimo, perché di fianco c'è la trattoria Fontana, dove fa una pizza al trancio buonissima. La marchetta. Ho capito, però è buonissima, la pizza Fontana è buonissima. Teatro Fontana, ideatore, cioè con la compagnia che ha ideato Supermarket, cioè uno degli show più belli in assoluto degli ultimi anni. Ma infatti Gippo Currado, che è appunto l'ideatore di Supermarket, sarà uno dei protagonisti dei prossimi spettacoli che vi consiglierò, perché in un altro teatro con un altro
Ok, hai visto anche quello nuovo? Damara, hai visto quello nuovo di Gippo che ha fatto? Bellissimo. Femminile, non mi ricordo. Tragedy Femminile, una cosa del genere, sentito. Come si chiama? Una cosa del genere. Bellissimo, bellissimo. Sì, e peraltro appunto non può essere neanche definito in un genere perché non è un musical, non è un appunto non è un testo diciamo di drammaturgia semplice, diciamo lui mescola molti elementi insieme, c'è la musica, c'è diciamo così degli elementi coreografici, c'è una storia che chiaramente è una drammaturgia che lui sviluppa, insomma ci sono molti elementi. Lavora con tanti attori. Infatti, vero, brava. Comunque il suo genere è genio, secondo me. Ecco questo, il suo genere è genio. Io sono questa idea. Allora ne parleremo, va bene. Scusami, però invece dicevamo invece al Teatro Fontana che cosa ci consigli in questa settimana? Allora, invece? Al Teatro Fontana invece arriva la nuova produzione di Elsinor, che appunto è la diciamo così, è il gruppo che è legato a il Teatro Fontana. Il Resident. Sì, diciamo che così è il loro gruppo di diciamo così creativo lavora da qualche anno con loro Michele Sinisi, che è un attore ma soprattutto un regista, perché io amo molto il suo lavoro da regista, meraviglioso, perché lui ha attraversato per molti spettacoli i classici in una maniera molto originale, molto personale. In questo caso però lo spettacolo è Chernobyl, che sarà in scena fino al 22 di novembre da stasera, quindi con una tenitura molto lunga, proprio perché una produzione è il signor, quindi è una produzione interna al Teatro Fontana, con un gruppo di attori molto numeroso. Michele Sinisi lavora sempre con un gruppo di attori molto numeroso, voglio citare semplicemente perché appunto lavorando con tanti attori e attrici l'importanza del valore umano legato a questo spettacolo è altissimo. Ci sono Stefano Braschi, Federica Fabiani, Giovanni Longhin, Donato Paternoster, Isabella Perego, Marco Ripoldi, Adele Tirante, veramente tantissimi. Michele Sinisi lavora su una collaborazione di tutti gli aspetti tecnici, quindi con le scene di Federico Biancalani, costumi di Chloe Tommasini, di disegno luci di Luigi Biondi, quindi con un lavoro anche sull'immagine, e chiaramente Chernobyl tutti noi lo ricordiamo come evento storico. Lui fa, diciamo così, attraversa questo evento da molti aspetti, e ci saranno poi degli approfondimenti con degli incontri, con dei tecnici per appunto sviluppare, perché Michele dice io sono un giullare, quindi io sviluppo la parte artistica, poi c'è tutto un approfondimento che il pubblico può liberamente fare, ma che noi in qualche modo supportiamo attraverso degli incontri che il Teatro Fontana organizza. E in alcune date potete vedere tutto sul sito del Teatro Fontana. 20 giorni in cartellone rimane, wow, sì, tantissimo. Sono tanti, ma perché è uno spettacolo che ha bisogno insomma di un suo sviluppo. In teatro si parla sempre anche di una mancanza di tempo affinché lo spettacolo possa prendere respiro e possa insomma legarsi anche ad una storia attraverso diciamo così il confronto con il pubblico. Questa è una grande possibilità, e in realtà il Teatro Fontana e la compagnia Elsinor sulle loro produzioni fa proprio questo, fa un lavoro anche sul tempo e sulla possibilità di svilupparsi nel tempo, quindi sempre temi leggeri, ti dico. No, vabbè, chiarissimo. No, io sono sempre colpito dalla poesia nelle parole di Tamara, cioè riesce a spiegarti tutto con delle immagini veramente poetiche. Grazie Tami. No, ma insomma cerchiamo di fare quello che possiamo, in realtà ci sono dei narratori, delle narratrici migliori di me, ma noi cerchiamo di fare e di sostenere questi artisti e queste artiste che lavorano tantissimo. E terzo consiglio è un altro lavoro legato alla storia, che è Patria. Stiamo parlando di campo teatrale, ne avevamo già parlato di questo spazio, e in zona Lambrate, quindi tre zone di Milano molto distanti, proprio per raccontarvi il teatro a Milano nelle varie zone. Patria, il nuovo lavoro di compagnia Eco di Fondo, che è una compagnia che se non seguite, insomma, vi conviene seguire, perché è una compagnia che tratta molti temi legati all'attualità attraverso però il mito e attraverso delle storie che vi fanno entrare con delicatezza all'interno di temi molto complessi. In questo caso Patria, il paese di Caino e Abele, appunto parte dalla storia in qualche modo paradigmatica di Caino e Abele, per arrivare alla storia di due fratelli che sviluppano, diciamo così, il loro percorso attraverso le storie delle bombe che hanno segnato in qualche modo la storia del nostro paese, storia che non va dimenticata e che soprattutto
non va lasciato in un angolo, soprattutto per le nuove generazioni che magari queste storie non le conoscono o che le hanno soltanto sentite lontanamente, poi a scuola magari queste storie non si riesce ad approfondirle, eccetera. In questo caso invece, con una grande capacità poetica, loro entrano in una storia tra due fratelli, ma appunto la storia grande, diciamo così, entra nelle loro vite attraverso degli eventi. E al centro di questa storia, appunto, la drammaturgia è di Fabio Banfo, che è anche in scena, ed è una collaborazione appunto con Eco di Fondo, che ha firmato la regia con Giacomo Ferraù, che è una delle anime di Eco di Fondo, e l'aiuto regia di Giulia Viana, che è l'altra anima di Eco di Fondo, con una collaborazione con Mamimo Teatro. Ricordiamo bene dove questo? Al Campo Teatrale, Campo Teatrale, zona Lambrate. Lambrate, bene. Queste sono le tre proposte della settimana. E abbiamo coperto la città. E abbiamo coperto la città, il bello è quello, no? Vedi che il teatro copre tranquillamente tutte le zone di Milano ormai. Tammi, adesso non lo dico, non voglio buttare sfiga, non so come c'è in questi casi. Ma sembra solo a me o comunque qualcosa si sta risvegliando nel mondo del teatro? No, no, il mondo del teatro è molto attivo, diciamo così, ha un'energia che si esprime, che si manifesta. Diciamo che le difficoltà ci sono come in tutti i settori, però sicuramente Milano porta a insomma a un'energia e una a tantissime storie che possono essere condivise. Milano ti propone tanto, diciamo che insomma, bisogna conoscere, bisogna sapere, appunto ci sono degli spazi che magari sono meno conosciuti di altri, bisogna insomma cercare di fare in modo che tutti possano avere il proprio spazio e il proprio modo e il proprio tempo di poter raccontare le storie, però Milano sicuramente ne propone tante. Peraltro, ti dico soltanto un'ultima cosa, lunedì e martedì ci sarà Next, che è un evento che si svolge tutti gli anni, dove praticamente al Teatro Elfo Cucina, al Teatro Franco Parenti, le compagnie presentano dei piccoli, diciamo così, delle piccoli estratti di spettacoli che andranno in scena. Dei trailer teatrali, diciamo. Sì, bravo, dei piccoli trailer, okay. Diciamo, di 20 minuti, dove appunto gli operatori di settore, eccetera, vanno, quindi è una specie di vetrina. Poi verranno, da questa vetrina verranno scelte anche delle compagnie. E tu ci vai? Soprattutto, sì, che Tami, verranno ci vai? Per una circuitazione. Quindi diciamo che qualcosa si muove, qualcosa si potrà vedere nei prossimi giorni di nuovo. Tamara, ci andrai, vero, a questi due giorni? Ah, ok. Però okay. Magari vi racconto qualcosa. Infatti, dai, siamo curiosi di sapere allora che cosa vedrai appunto in questi due giorni di presentazioni dei nuovi spettacoli che potrebbero arrivare a Milano. Dimmi. No, mi piace molto come idea, non conoscevo questa vedi? Cosa. Interessante. Beh sì, perché sai, se devi comprare una serie TV, guardi il pilota, ma se devi comprare uno spettacolo teatrale non è che puoi guardare... Sì, puoi guardare, avranno la cassetta... La cassetta, il DVD o il file ce l'avranno, ma vuoi mettere da vederlo dal vivo? È lì che capisci quanto e come funziona. Poi 20 minuti dicevi, quindi 20 minuti, hanno una giornata intera, usciranno ubriachi alla fine, ma ne vedranno una marea. È un frullatore, però è piacevole. Bene. Tame, grazie mille. Allora, noi ci vediamo, ci sentiamo giovedì prossimo. Ricordaci dove possiamo però trovarti se vogliamo approfondire appunto la tua conoscenza e la tua conoscenza sul mondo del teatro. No, soprattutto la conoscenza degli artisti e delle artiste che, insomma, condividono con noi un loro percorso. Allora, ci potete seguire con Teatromania il venerdì alle 16.40 su Milanao, canale 191 del digitale, e in replica il lunedì alle 23.30 su Antenna 3, canale 11. Quindi avete due possibilità. Tutto e soprattutto per ascoltare gli artisti e le artiste che vengono a raccontare il loro percorso artistico, che secondo me è la cosa più importante. Tutto super chiaro. Tamara, grazie mille allora. Grazie. E ci si sente, ci si vede in giro a questo punto, anzi. Ci vediamo a teatro. Ci vediamo a teatro, ricordiamolo sempre. Va bene. Grazie Tamara, a presto. Ciao. Ciao.